Ciao a tutti, oggi vi voglio far vedere quello che ho preso della nuova collezione Yves Saint Laurent. Preso innanzitutto, mi focalizzo su questa, che è la Pulled Compact Radiance Perfectrice Universelle. C'è una sola colorazione perché è trasparente, è matte. Allora, è una polvere matte, da quando l'aprite dura per 24 mesi ed è una polvere che è trasparente e si può usare come diciamo per coprire il viso. Allora, si usa sulla pelle nuda, diciamo per le imperfezioni. Si usa, diciamo, assieme al fondotinta Yves Saint Laurent come tocco finale per, diciamo, sia per fissare il fondotinta sia, diciamo, per coprire imperfezioni, e si può usare anche come ritocco durante la giornata, quindi diciamo ha tre funzioni principali. Quindi, come lo volete usare, lo usate. La confezione è dentro questo panno che ha due strati: uno per mettere la spugnetta e l'altro per il prodotto, che è questo. Le confezioni di Yves Saint Laurent mi mandano in visibilio, anche perché questa, diciamo, è già uno specchio. Ma che bello! Qui dentro comunque c'è lo spezzo e questa è la polvere. Allora, come vedete non si vede niente perché è trasparente. Diciamo, questo è uno di quei prodotti che ne ho sentito parlare bene. Ho voluto prenderlo perché io ho visto l'effetto che aveva su Giulia Cova. Se riesco vi metto nell'info box il suo video, così andate a vedere. Mi è piaciuto molto questo prodotto e quindi mi sono convinta a prenderlo. Voglio, diciamo, provare com'è solo questo e com'è con il fondotinta sotto, e voglio vedere questo. Poi ho preso il Cajal, il numero 1 di questa linea Couture Cajal. Questo Cajal può essere usato in tre modi. Loro ve lo spiegano qui dentro: col, come Cajal, cioè nella rima interna. Poi vi dice come eyeliner. Quindi qua esternamente e come ombretto, che poi ovviamente sfumerete questo se volete fare uno smokey eyes. E questo è il colore. Come vedete è veramente un bel nero. Io di matite, diciamo, nere, per fare la rima, per permettere la rima interna, diciamo, ne ho veramente poche. E soprattutto sono poche quelle che, diciamo, trovo io che sono veramente nere in giro. E questo sempre devo ringraziare Giulia Cova che l'ha consigliato. Effettivamente l'ho provato e
mi piace anche il fatto che diciamo si può usare in tre modi, soprattutto nella rima interna. E diciamo questa cosa, come vi dicevo prima, mi piace, mi interessa perché comunque io finora le matite che potevano andare bene, nere, però le ho trovate solamente, o perlomeno sono riuscita a trovarle, solamente da mettere come eyeliner, quindi non all'interno dell'occhio. E l'unica cosa che devo provare è se questa mi dà fastidio all'interno dell'occhio. Un'altra cosa che mi è piaciuto tanto è la palette, Couture Palette Metal Clash, dove c'è scritto il numero. Allora, il numero qua non c'è scritto, però dietro vi fa vedere come sono descritti i colori. Questo è il B e la base. Questo è il B e la base, questo è l'illuminante. E l'1, 2, 3 sono i colori che si possono usare, quindi. Già a me questo pack mi fa impazzire, anche se non è a specchio, però mi fa impazzire. E della linea Cinq Couleurs Prêt-à-Porter, la palette si chiama Metal Clash perché fa parte della collezione sempre metallo di Yves Saint Laurent. La collezione si apre di qua. No, scusate. La collezione si apre di qua. Quindi questo è l'illuminante. Questa è la base, che loro chiamano base guardando questo. E 1, 2, 3 sono i colori. Il colore che mi ha, anzi, i due colori che mi hanno colpito di più sono questi due qua, uno e due. Io perché amo l'oro. L'illuminante invece non è proprio un bianco grigio, quindi è anche una cosa molto interessante. Il colore in mezzo è questo marroncino. Poi abbiamo questo grigio, che mi pare che sia quello meno scrivente però. E poi c'è questo bel colorino qua. Che sarebbe questo? Sembra un marsala. E ho finito i minuti, mannaggia la miseria. Vabbè, continuiamo la prossima volta.